l'hai controllata? È tutto a posto con la torta? No! Ma mi hanno dato la torta sbagliata. Io non sto per rovinare la festa di mia figlia Martina. Martina. Ma domani non lavoro, quindi ce ne siamo distesi. Purtroppo è successo un imprevisto. Martina è stata punta dall'ape. È la nostra Martina, un applauso! Allora, lui si chiama... Ragazzi, buongiorno. Oggi è il 5 agosto ed è il compleanno di Martina Missi. Ci siamo appena svegliati. Martina è qui ed è emozionatissima. C'è anche papà Salvo. Ciao. Martina. Mi batte il cuore mille, mi batte il cuore mille. Ragazzi, Martina è veramente emozionata. Martina, ma perché ti batte il cuore a mille? Perché stiamo per fare la festa e sono emozionata con l'allestimento. Ragazzi, Martina è da ieri che non vede l'ora che scattasse la mezzanotte, e infatti ieri appena scattata le abbiamo fatto gli auguri e tra pochissimo andremo nella mega villa con piscina a festeggiare il mega compleanno di Martina Missi insieme a tutti i suoi amici. Sì! E quindi like. Lasciate tanti like, restate con noi, a dopo! Ragazzi, siamo veramente felici, guardate, è arrivato anche un pacco da degli youtuber speciali, dopo vi diremo da parte di chi. E papà Salvo sta spiegando delle cose a Martina. Devo dire una cosa a Martina. Che succede? Che succede? Vieni. Ragazzi, siamo veramente troppo contenti. Che c'è? Che è successo? Che è successo? Non ci puoi credere, no. Ho guardato il meteo. Eh? E dice che pioverà. Come piove? Aspetta, fammi guardare. Sì, ragazzi, effettivamente porta temporale, no? Guardiamo il tempo. Non facciamolo capire a Martina. No, ragazzi, è vero, guardate. Guardate, c'è vento. È che da qua non si vede, non si vede. No, ragazzi, speriamo veramente che... Ciao Martina! Tutto a posto! Vado di là. No, ragazzi, non ci credo. Ragazzi, è vero, su Catania oggi 5 agosto porta temporale. Questo è un bel casino perché noi dobbiamo fare la festa dentro l'acqua, in piscina. Abbiamo tutto un mega allestimento in giardino e adesso devo capire come risolvere questa cosa, perché se veramente si mette a piovere con il temporale, i fulmini e i lampi, praticamente il compleanno di Martina Missi sarà del tutto rovinato. Va bene ragazzi, intanto io continuo a sistemare le cose, i borsoni, tutto quello che occorre, chiamo l'animazione, chiamo la ragazza degli allestimenti, chiamo la sala eventi e vediamo di risolvere. Spero che a breve riusciremo a vestirci e andare fuori, andare a vedere com'è la situazione lì in piscina. Ragazzi, mamma mia, è veramente in tensione, è messa sul letto a preparare le cose per il compleanno, ma è un pochettino nervosetta. Speriamo che si calmi. Mamma Ti? Dimmi. Tutto a posto? Sì, praticamente sto cercando di mettermi uno smalto perché Mamma Ti non ha neanche il tempo materiale per andare a rifarsi le unghie. Quindi sto preparando i borsoni e nel frattempo mi sto facendo le unghie, ma ci dobbiamo sbrigare perché la festa sta per iniziare e stanno per arrivare tutti gli invitati. E intanto io sono un po' preoccupato per il tempo. Allora, il cielo sembra abbastanza sereno, speriamo bene e che non ci faccia brutte sorprese. Ragazzi, sto spazzolando i capelli a Martina, ok? Che è quasi pronta e tra poco vi faremo vedere il suo outfit. Ragazzi, eccoci qua! Sono pronta, lì nello specchio si intravede Martina, adesso ve la faccio vedere. Vi faccio vedere il nostro outfit da piscina. Martina è veramente pronta, papà Saldo è quasi pronto, Leon è pronto e stiamo per andare alla mega festa. Vi faccio vedere Martina Missi. E voilà! Ecco qui la nostra signorina che ha compiuto 7 anni. Martina, sei pronta per la tua mega festa? Io ho 4 anni.
E quindi ragazzi, come vedete, siamo prontissimi, stiamo veramente per andare. Ovviamente lì indosseremo anche dei costumi da bagno che tra pochissimo vi faremo vedere, ma la cosa più speciale, vabbè, ce l'ha sotto Martina ma non lo facciamo vedere adesso, la cosa più bella sarà che Martina riceverà la sua sorpresa e voi insieme a noi scoprirete di che cosa si tratta. 5 minuti dopo. Ragazzi, siamo arrivati, ci sono già degli invitati. Guardate un disegnino da parte della sua amica Rachele. Allora, abbiamo la benda perché Martina sarà bendata per vedere la meravigliosa sorpresa. Adesso è il tempo che scarichiamo la macchina perché abbiamo borsoni, tovaglie e quant'altro e vi faremo vedere il tutto. Ragazzi, sto per bendare Martina. Oh, che sta per entrare a vedere il suo bellissimo allestimento, che forse non è ancora finito, però in tutti i casi ci vedi. Aspetta, quante sono queste? Due. Ok, perfetto, non ci vede. Stiamo varcando la porta della bellissima Villa Florio, il posto dove stiamo festeggiando il compleanno di Marti. Mi raccomando, tieni la benda perché tra pochissimo ancora, ragazzi, non è completato, però è veramente bellissimo. Aspetta, ragazzi, ora ve lo faccio vedere. Aspettate un attimo, abbiamo anche la nostra bellissima allestitrice nonché anche invitata. No, ragazzi, sono... No, sto per piangere. Io penso che Martina appena lo vede, veramente, aspetta, avviciniamoci. Ragazzi, al mio tre, tutti insieme. Toglierò la benda a Martina. 3, 2, 1. Ragazzi, guardate, vai. Guardate che meraviglia, qui ancora abbiamo la nostra allestitrice Anna che sta sistemando il tutto, ragazzi. Ma guardate, allora ci tengo a precisare che questa torta è tutta fatta a mano dalla nostra Anna. No, ragazzi, sono veramente emozionatissima. Martina, ma ti rendi conto, Martina? Ragazzi, è veramente bellissimo e favoloso. Guardate nei dettagli, guardate. Ma aspettate, fatemi salutare Anna innanzitutto. Ciao tesoro, ciao, mamma mia, ma che sei bello! Ai, allora, grazie, è bellissimo ragazzi, è bellissimo. Ok, io direi che adesso possiamo, appena ovviamente termina, scattarci qualche foto e aspettare tutti gli invitati. Guardate che bella la piscina, ragazzi. La nostra Etna oggi ci ha graziati perché fino a ieri pioveva terra, ma oggi fortunatamente non sta piovendo. Ragazzi, c'è stato il momento fotografie e adesso ci mettiamo dentro l'acqua, anche se qui sembrerebbe che stia per arrivare un temporale. C'è già qualche invitato, ok? Ma la situazione è veramente critica, speriamo bene che non arrivi una tempesta improvvisa. Allora Martina, sei pronta per tuffarti in piscina? Sì, senza. E tu Gabri? Sì. Dai, ti vuoi mettere i braccioli? Meglio di sì, dai. All'inizio sì. Tu non te li metti i braccioli? E tu nemmeno? No, io me li metto. Ok, allora vattene a mettere, dai. Leon, vieni qua. E Leon è il primo a entrare in piscina. Com'è l'acqua? Fredda o calda? Calda. Calda? Allora, ti informo che già tuo fratello è dentro, allora, l'acqua. Ragazzi, stiamo per entrare in piscina. Vai Martina, corri. Com'è l'acqua, calda o fredda? Freddissima. Fredda? Ma com'è fredda? Madonna. Vai. Ce la fai? Certo che ce la fai. Ed eccomi qua, mamma ti in tenuta da pool party. Allora, ragazzi, sta per arrivare l'animazione. E ancora non sono arrivati tutti gli invitati, ma sta arrivando l'animazione e tra poco vi faremo conoscere i ragazzi dell'animazione. Ma restate con noi perché ci sarà un
ancora un'altra sorpresa. E poi un'altra ancora. E poi, a proposito, Papà Salvo, ma la torta l'hai controllata? È tutto a posto con la torta? Eh sì, mamma di, l'ho presa in macchina. Anzi, no, non è in macchina, l'ho messa nel frigorifero. Tutto a posto. Ok, ma l'hai controllata? Ma che cosa devo controllare? Certo. Hai controllato se era la torta giusta? Ma non vuoi vedere che non hai controllato la torta? Vediamo non se mi hanno dato un'altra torta. Non ti hanno dato un'altra torta. Vai a controllare la torta, per cortesia, mannaggia, per favore. Madonna, ragazzi, non l'ho controllata perché non ci ho pensato con tutta questa fretta. Ho pensato soltanto di prenderla e di venire qui perché già era tardi. Speriamo che tutto a posto. Ragazzi, è finalmente arrivata anche l'animazione, ma ve li presentiamo subito. Ciao. Allora, io sono mamma di Gloria. Io sono Gabriele. Oh, ma come siete belli, ragazzi. Mi raccomando, fateci divertire, sono sicura. E ci farete divertire tantissimo. Ok, direi che possiamo iniziare ad organizzarci. E io mi vado a fare il bagno in piscina, ok? Va bene, noi montiamo tutto. Grazie mille. Ragazzi, è arrivata anche mamma Giulia, guardate, è arrivata anche la maestra Lulu. Se fai click sui nostri video, quante sono? Maestra Lulu, ciao! Oddio, guardate che bella la maestra Lulu! Ma guardate che splendida, un fiorellino sempre, guardate! Un fiorellino! Anche, è arrivata pure mamma Giulia! Con Delia, con Flavio! Ragazzi, vi presento anche dei fan che abbiamo conosciuto e che sono diventati dei nostri carissimi amici. Ecco qui Simone e Agata. Ciao. Sono arrivate anche le nostre amiche Francesca, Agnese, Tommaso e Francesco. Ciao. Questo momento, ragazzi, devo andare a controllare per forza se ho sbagliato a prendere la torta. Mannaggia, vediamo se. Mamma mia, speriamo di no, perché se ho sbagliato la torta è un dramma, è una catastrofe, succederà un macello. Mamma di, mi punirà sicuramente. Allora, dovrebbe essere qui. Vediamo, apriamo. No! No, ragazzi, no, ho sbagliato torta, mi hanno dato la torta sbagliata, io non l'ho controllata lì, come devo fare? Ora mamma mi ammazzerà, non è possibile. Sto per rovinare la festa di mia figlia Martina mi si anche, si arrabbierà tantissimo. Certo, mai quanto mamma di, mamma mia, come devo fare? Santo, hai controllato la torta? Sì, tutto a posto, non ti preoccupare mamma di. Ragazzi, è finalmente arrivato il momento che mamma ti entri finalmente in piscina, ma prima vi voglio presentare la proprietaria di questa pazzesca villa con piscina, giardini, alberi, una cosa meravigliosa. Lei è? Ciao a tutti, sono Elisabetta. Lei è Elisabetta e la potete trovare su Instagram o su TikTok Villa Florio, ok? Cercate Villa Florio se volete venire a festeggiare qui i vostri bellissimi eventi, perché qui diventa veramente un sogno e fra poco ve lo dimostrerò perché mi sto per tuffare. Rullo di tamburi. Martina, sto arrivando. Ma oh, non mi fate scherzi, non mi spingete. Non mi fate bagnare i capelli, Martina, sto entrando in acqua. Allora, perché mi state guardando di me? Oh. Ora appena saprà che ho dimenticato e ho scambiato la torta. Sulla dance, 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 sulla dance
ragazzi, purtroppo è successo un imprevisto, ma non è stata punta dall'ape. Guarda, Marti Roberto ha detto che è stato punto da mille api, però alla fine è guarito e adesso è più forte di prima. Si dice una leggenda narra che le api danno forza e coraggio, lo sapevi? Una puntura di ape, 10 punti più forza, dici, vero? Io. Tu pensa a Spider-Man. Pensa a Spider-Man, è stato punto da un ragno e mille api. Ti rendi conto? È da mille ragni pure. Quindi? E dici, Marti, vieni. Allora, la manina tu la tieni piano piano così, ferma. Cerchi di non usarla. Non te la tocca nessuno la manina. Allora, il primo gioco che facciamo oggi per diventare capitani della squadra si chiama The Floor is Lava. L'avete mai sentito? No! Come no? Ti fate vedere come vi scatenate? 3, 2, 1, vai! Guardate come pazzi! Il primo livello è stato superato con successo, ma adesso abbiamo il secondo livello di difficoltà per i bambini di 17 anni. Ma noi non abbiamo ancora 17 anni! Come no? Io ne ho 17! Ne hai 17? Allora, visto, uno c'è, quindi lo possiamo fare. Quindi, il secondo livello è un po' più complicato, praticamente... Quando la... Che sto parlando? Quando la musica si ferma, non solo ci dobbiamo fermare immobili come delle statue, ma dobbiamo pure scendere giù. Ok? Perché questa volta la lava sarà a questo livello di altezza. Ci riusciamo? Proviamo, 3, 2, 1, tutti giù veloci e immobili, mi raccomando. Ok, bravissimi. Allora, 3, 2, 1, vai, secondo livello. Tutti i bambini giù. Giù, 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 giù. Attenzione perché la lava è a questo livello. Ma come? Attenta, attenta. Vi volete bruciare i capelli? No, meglio di no, meglio di no. Vediamo, vediamo se no, tutti bravissimi. Allora, questo secondo livello, anche questo secondo livello l'avete completato con successo. Siamo alla fine, il livello finale di difficoltà. Questa volta, quando la musica si ferma, dobbiamo scendere giù, rimanere immobili e rimanere immobili nella posizione più buffa che potete fare. Senza muovere niente. Riuscite a fare una posizione super buffa e rimanere come delle statue? Bravissima, bravissimo Marti. Ci sei? Si possono muovere gli occhi però. Si possono muovere gli occhi, potete anche respirare. A volte me l'hanno chiesto, quindi è giusto puntualizzarlo. Ci siete? E allora, tutti carichi, posizione da ballo. Vediamo, vediamo, ci siamo. 3, 2, 1, vai col terzo livello. E a tutti i mobili posizioni buffe. Statue in posizioni super buffe. Allora facciamo una cosa, dato che avete avuto poco tempo, io ora mi giro e guardo di là. Avete 5 secondi. Voglio che fate delle posizioni super buffe. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Mamma mia. Allora vediamo Martina intanto. Bellissimo, guardate com'è Martina. Lingua di fuori, vediamo qui. Bravissimi, bravissimi. Mi avete stupito, questo non era facile. E vorrei sentire un super applauso per questi bambini perché sono stati formidabili. Ma adesso, siamo pronti per scegliere il capitano della squadra. Tutti uniti, spalla contro spalla, facciamo una super riga. Esatto, da quella parte. Marti, tu qua al centro. Perfetto, guardate tutti verso di me e vi voglio tutti con mano sul cuore. Schiena dritta, sguardo in alto. Ok, questa è la posizione giusta. Stiamo per scegliere il primo capitano della squadra. Per un totale di 15.626 punti conquistati, il primo
capitano della squadra, tutti con le mani. Oh! Te l'aspettavi? Sì! Davvero? Ma pensavi proprio di diventare capitano della squadra? Sì! Niente, ok, allora nessuna... Niente. Allora, Marti, adesso stiamo per scegliere il secondo capitano, ok? È importante perché sarà il tuo avversario, ok? Nel frattempo che io scelgo il capitano, tu devi cominciare a pensare a qualcuno che vuoi nella squadra, va bene? Guardali attentamente e pensa a chi potrebbe farti comodo nelle sfide. Ci sei? E allora, il secondo capitano della squadra, con un totale di 6.124 punti guadagnati, è il nostro Gianni Spino! Un applauso! Vieni Gianni Spino! Come ti chiami? Gabriele. Non me lo ricordavo. Ora me lo ricordo, ti chiami come me, me lo ricorderò. Allora, adesso che abbiamo scelto i due capitani, tra l'altro sono fidanzati. Sono fidanzati, non lo sapevo. Un applauso a questa coppia, per favore. Bravissimi. Marti, da quanto state insieme? Tanto. Tanto. Avete una data? Non lo so. Più o meno da 7 anni state insieme? Dall'inizio della scuola. Quindi ancora siete comunque, cioè, ma litigate oppure andate molto d'accordo? Un pochino litigano, dico. Ok, vabbè, può capitare, nelle relazioni è sempre così. Allora, carissimi, vieni qua Marti, allontanati un secondo, ti devo allontanare dal tuo fidanzato solo un minuto. Allora, Marti, devi scegliere adesso due dei tuoi amici che vuoi in squadra. Vai. Delia. Delia è la prima. E poi? Rachele. Rachele, le prime due sono state scelte. Gabri, adesso tocca a te. Dimmi altri due che vuoi in squadra. Ci sei? Flavia, eccola qua. Un altro? Lui? Come ti chiami tu? Ok. Poi tocca alla nostra Martina di nuovo. Stavolta devi sceglierne solo uno. Mamma, Martina. Martina sceglie Martina, giustamente. Gabri? Uno solo? Ci piace giocare. Lei? Ok, tesoro, tu ti chiami? Delia. No, Carlotta, ok? Ok, le squadre sono formate. Adesso vi spiego come funziona questo gioco. È molto, molto, molto semplice. Come vedete, qua abbiamo due super secchielli pieni di gavettoni d'acqua. Cosa fai? Allora... Ora ci sistemiamo. Allora, come funziona il gioco è molto semplice. Facciamo delle file composte così, grazie. Perfetto. Come vedete, questi due secchielli sono pieni di gavettoni d'acqua. Cosa succede? I primi della fila, guarda Gabri, partiranno sempre. Quindi Marti, fate una simulazione. Marti e Gabri partono. Correte, correte. Dovete essere veloci. Prendete un gavettone e ve lo dovete spaccare addosso. Guardate, dovete lanciarvelo. Non troppo forte. Non addosso a voi. Contro il tuo avversario. Lanciaglielo. Bravi, bravi. Il primo che riesce a lanciare il gavettone e riesce a bagnare l'avversario vince un punto, ok? Dopodiché tornate indietro, andate dietro della fila e partono gli altri. Tutto chiaro? Ci siete? Allora un pollice in su se avete capito le regole. La squadra che finisce prima i gavettoni del secchiello vince la sfida. Siete pronti? Facciamo un conto alla rovescia. 5 tutti insieme, 4, 3, 2, 1, e poi veloci, veloci, veloci! Dell'altra. Facciamo un check del bar. Abbiamo un gavettone qua. Qua c'è un gavettone. Questo è ormai è volato.
Allora contiamoli, contiamoli, vai, vai, vai. Quanti ce ne sono? Nella squadra del nostro Gabri ne ce ne sono 4. Nella squadra di Martina ne abbiamo solo 1. E allora un applauso alla squadra di Martina! Perché riesce a vincere la prima sfida con un vantaggio di 3 lettori. Ma adesso chi si vuole fare di nuovo il bagno in piscina? Piano piano, piano piano, 10 giri di piscina e poi continuiamo con i giochi. Mamma di che c'è? Ragazzi, che c'è? Mi hanno telefonato Letizia Forever, Papa Nico e Mamma Patti. Guarda, hanno chiamato per fare gli auguri a Martina e da parte loro ci sarà anche una sorpresa. Come funziona? Le due squadre stanno loro pure un gioco. Io voglio simulare. Scusa, scusa, animatore, ma possono partecipare anche gli adulti? Certo che possono partecipare. Perché lei vuole giocare anche? Assolutamente sì. Ora vi spieghiamo le regole, tutti quanti possono giocare. Guardate cosa sta succedendo. Oh, olè! 3, 2, 1, via la sfida! Gelori! Ragazzi, il tempo sta passando, io non so come risolvere il problema della torta, mannaggia, ma come ho potuto dimenticare di controllare se la torta era quella giusta? Ragazzi, è arrivato Gabriele, Gabriele! Sì. Gabriele, ciao! Ciao a tutti! Vai Gabriele, vai, 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 vai! Capri, devi bagnare tutti quelli che si sono seduti. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai, 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 vai. Con i fianchi, con la testa e col ginocchio. Bravo, bravo, yeah. Allora ragazzi, tra poco ci sarà uno spettacolo di magia e indovinate un po', ci sarà una vera sorpresa, uno spettacolo di magia mai visto prima, ci sarà un coniglio vero, ma Martina non lo sa, adesso facciamo vedere quello che sta per accadere. Tu dici, tu l'hai mai visto una magia vera? Sì. Hai mai fatto la vera assistente del mago? Sì. Scusami, quindi tu sei un po' magica. In realtà mi hanno fatto fare direttamente il mago. Io? Direttamente il mago, proprio. Questo è un livello superiore. Una cosa incredibile, ma scusami, ma tu sei andata a Hogwarts? Non lo so. Tu lo conosci Harry Potter? Sei sua sorella? Sì, lo conosco Harry Potter. È incredibile, un applauso al fratello di Martina. Ma scusami, Leon, anche tu sei un po' famoso? Sei un po' magico? È una youtuber, Martina. Io sono una youtuber e ho tantissimi follower. Incredibile, io
io questo però lo sapevo già, è pazzesco, quindi sei anche magica. Sì. Ragazzi, abbiamo fatto accomodare tutti i bambini e adesso inizierà lo spettacolo di magia con il nostro Gabriele. Prima regola in assoluto: non bisogna mai e poi mai guardare dentro la valigetta del mago, perché una leggenda dice che chi guarda nella valigetta del mago ma non è un vero mago potrebbe diventare uno scarafaggio a sei teste. Ha guardato? Papà Salvo, sei teste! Gabri? Sì. Quindi stavo dicendo, guardiamo all'interno della mia valigetta e vediamo cosa troviamo. Allora, un coniglio che esce dal cilindro. Ma veramente? Guarda, oh, guardiamo, guardiamo. Dalla mia valigetta è uscita questa bacchetta. Questa bacchetta, sapete dove l'ho trovata? Insieme a un mio amico, in una caverna a 5424 metri sottoterra, in una caverna difficilissima da trovare. Siamo entrati con le luci e abbiamo trovato la bacchetta. Questa qui si dice che l'ha usata Silente in persona. Sapete che è Silente? Esatto, il preside di Hogwarts. L'ha usata proprio lui. Ora, la prima magia che voglio fare serve per trovare il primo assistente del mago. Quindi, alziamo tutte le mani al cielo così. Esatto, così. Adesso dovete concentrarvi, quindi con questa musica chiudete gli occhi, concentratevi e dovete portare a voi tutta l'energia magica del pianeta. Questo è un inizio di meditazione, guardate. Ok. Adesso, mani su, aprite gli occhi. E la mia bacchetta mi porterà dal primo assistente del mago. Siamo tutti concentrati, ragazzi. Sta per venire qualcosa di spettacolare qui alla festa di Martina Vissi. Vediamo, vediamo. Siamo tutti concentrati. Si è fermata da Martina. Martina, lo sai qual è la cosa che non può mai mancare ad un vero mago? L'alito da mago. Prova a soffiare nella bacchetta. Più concentrata. Più concentrata. Ok. Bacchetta, pensi che la maga sia Martina? Ragazzi miei, la prima assistente del mago sarà proprio la nostra Martina Lopresa! E allora, l'alito da mago era bello. Cosa hai mangiato oggi a pranzo? Patatine! Le crocchette e le patatine. Le crocchette e le patatine. Infatti, i veri maghi mangiano sempre crocchette e patatine. Vai, alzati, Marti. Vai, ok, perfetto. Tieni la bacchetta. Piano. Se la muovi in maniera sbagliata potresti trasformare papà o mamma in un gatto. Ti aiuto, ti aiuto. Allora, vieni qui, vieni qui. Attenzione a non guardare mai nella valigetta, fai un passo avanti, perché adesso ti sto per dare un accessorio importantissimo, una cosa che hanno soltanto alcuni maghi nel mondo. E allora smetta. Il cappello da maga addestrata. Vediamo, ci vedi? Perfetto. Vieni qua, guarda che fa Martina. Come ti senti, Martina? Più magica di prima? Sì. Sì, perfetto. E allora, Marti, possiamo cominciare con la prima magia. La prima magia è una magia di scomparium. Sai che vuol dire? Scomparire? Con questa magia proveremo a fare scomparire un oggetto. È una cosa che soltanto i maghi di livello terzo possono riuscire a fare. Una cosa complicatissima. Ma io sono sicuro che tu, anche se hai appena iniziato, puoi farcela. Ok? Controlla cosa c'è dentro questo sacchetto con la mano. Vai. Fai vedere a tutti cosa hai trovato. Lo vedete tutti? Un fazzoletto rosso. Esatto. La nostra Martina adesso lo rimetterà qua dentro. Avete visto? Controlla che c'è. Guarda anche tu. La parola magica è scomparium. Molto più forte. Uno, due, tre.
Scomparium! Marti, dai un colpo di bacchetta e controlla. Dimmi se c'è qualcosa. Non c'è nulla? Non ci credo. Non c'è nulla! Un applauso a Martina! Guardate con me! Adesso Marti, lo sai che i maghi, quelli veri, non fanno mai le cose a metà. Quindi tutti insieme, parola al contrario. Questa volta Comparium. Uno, due, tre. Comparium. Colpo di bacchetta. E controlla adesso. Un applauso! Bravissimo Martina! Allora Marti, permettimi dentro. E adesso devi andarmi a prendere un mago, un altro assistente. Devi andare con la bacchetta piano piano e soffarmi la testa. Vai, con la bacchetta. Hai scelto il tuo fidanzato? Ok, vieni Gabri. Sei stato scelto da Martina. E allora Marti, tu mettiti qua. Allora Gabri, fai una cosa. Questa pallina adesso la stoppieremo all'interno delle tue mani. Ma prima di tutto devi fare dei muscoli così. Perché dovete dirmi tutti quanti insieme, secondo voi, qual è il muscolo più forte? Sinistro o destro? Destro. Dite il destro, fai il muscolo più forte il destro? Destro. Fammelo controllare. Ok, apri la mano destra allora. Metto la pallina dentro, tu per favore non aprire per nessun motivo, ok? Chiudi. Prendi l'altra mano, mettila sopra. Ok, Gabri, fin quando non te lo dico non l'aprire per nessun motivo al mondo, ok? Sì. Perfetto. Adesso, Martina, punta la bacchetta verso di lui e fai un movimento così. Ok, per 5 volte. 1, 2, 3. Nel frattempo tutti quanti con le mani su, puntiamo verso Gabri e al mio 3 dobbiamo dire una parola magica. Adesso Martina, avvicinati piano piano, dai un colpo di bacchetta nelle sue mani. Ok, vieni qua di nuovo. Gabri, al mio 3. Se tutto è andato come doveva andare, le palline sono diventate 2. Sei pronto? Tutti insieme con le mani. Oh! 1, 2, 3. Leone, amore, ci sei? Sei pronto? Sì. Perfetto. Non ti muovere, perché sto per far entrare il fazzoletto nel tuo cervello. Leon, fermo, non ti muovere. Creo il buco parallelo. Inserisco il fazzoletto. Leon, senti caldo o freddo? È la corrente che passa. Caldo. Caldo. 2, 1. No, vabbè ragazzi. Leon, fai così, fai un inchino, fai vedere a tutti che non c'è nessun buco. Credo. Tu te lo senti? Controlla, controlla, non ci siamo io. Sì, ma certo, l'ho fatto entrare dentro il costume di Spider-Man. Allora lo faccio uscire dalla sua testa, giustamente. Come è possibile? La magia non si può spiegare a volte, caro. Vai, torna, torna a posto. Allora, Leon, non ti muovere. Non ti muovere, perché ancora potrebbe essere rimasto un pezzo del fazzoletto nella tua testa. Tu lo senti? Sì. Infatti. Allora, per farlo scomparire devi alzare le mani e sia tu sia Flavia dovete fare un movimento circolare del bacino così. Velocissimi. Vai, veloci. Vai, Leon, così. Guarda. Bravissimo. E tu Flavia, ok? Ok. Adesso Martina, punta la bacchetta verso tuo fratello e con un colpo velocissimo, senza neanche pensarci, devi muoverla verso Flavia. 1, 2, 3, veloce! Ok. Tutti con le mani su, perché ora proveremo a far uscire da qui. Marti, vieni qua, prendilo tu, tiralo al mio 3 con la mano. 1, 2, prendilo, brava. Chiudiamo il buco. 3, 2, 1. Flavia, fai anche tu un inchino e tutti e tre al mio 3 facciamo un inchino perché sei super bravi. 1, 2, 3, bravissimi, bravissimi. Allora Marti, guardate ragazzi, guardate.
Vediamo, 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 fate vedere. Vediamo se cosa c'è. Gabri, tu vedi qualcosa? Ragazzi, effettivamente non c'è niente. Ok, allora torniamo tutti a posto. Facciamo una cosa: se vogliamo far apparire un vero animale, dobbiamo innanzitutto sederci perché ci vuole concentrazione. Basta, tu rimani qua. Un pappagallo? Un pavone? Come c'entra il pavone qua? Un gatto! Un gatto! Magari un pappagallo! Un gatto! Un pappagallo e poi vola. Che senso? Squalo, ragazzi. Ci serve un animale che riusciamo ad accarezzare. Secondo voi che cosa apparirà? Sono arrivate veramente. Ragazzi, sto qui a vedere perché ancora sono stupito dalla magia di prima. Quindi vediamo insieme. Secondo me è una giraffa. Una giraffa. E dato che c'è Martina accanto a me, potremmo unire le nostre abilità. Facciamo apparire un coniglio vero. Allora, per fare apparire questo coniglio vero, dobbiamo prima ripetere una super frase magica. Io adesso la ripeto e voi dovete subito ripeterla dopo di me. Siete pronti? Sì. Cominciamo. 3, 2, 1. Bomboloni al formaggio. Bomboloni al formaggio. Crackers alla Nutella. Crackers alla Nutella. Panini al latte del panificio. Panini al latte del panificio. E ora ripetete ancora. Da questo scatolone. Da questo scatolone. Uscirà. Uscirà. Un bellissimo. Bellissimo. Bianchissimo. Bianchissimo. Coniglio vero. Coniglio vero. Se tutto è andato bene, adesso Martina darà 5 colpi di bacchetta e apparirà il coniglio. Sei pronta? Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Allontanati. Qualsiasi cosa accada, ragazzi, non ci dobbiamo alzare, perché anche se dovesse apparire il coniglio, lo accarezzeremo piano piano a uno, perché sennò si spaventa. Bravissimo. Ci siamo? 3, 2, 1, tutti con le mani. Oh! Un applauso! Ok, raga, adesso piano piano, perché lui ha molta paura. Aspetta, Leon, amore mio. Allora, lui si chiama Tony. Lui si chiama Tony il coniglio. E mentre arrivavamo a questa festa mi ha detto una cosa. Mi ha detto: Gabriele, io vorrei campare fino a domani. Mamma mia, ma che bello! Per poterlo vedere. È bellissimo. Ma che cos'è? È un testa di leone. E adesso lotta con i cuscini, forza! Pronti per cantare con la nostra Martina! Fotografie e tra poco faremo una cosa importante a Martina, un video da parte dei genitori e degli amici. Guardate, siamo tutti seduti. Ok, allora stiamo per partire con il mega video. Raga, siamo tutti pronti? Guardate questa neonata piccolissima, guardate che bella.
eccola. Sta per partire il video, quindi raga facciamo piano piano silenzio. Guardiamo questo video. Papà Santo, attenzione. È un video speciale a sorpresa per la nostra Martina. Una sorpresa. Dov'è Martina? In prima fila? Qui al centro. Eccola Martina, perfetto. Ci siamo. Volume. 3, 2, 1. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Ma ciao amore mio, ed eccoci finalmente qui, arrivati al tuo 7° compleanno. Sai amore, quando tu sei nata, una nuova me è nata insieme a te. Tu sei stata il motivo per il quale dentro di me è avvenuto un cambiamento in positivo. Ti starò sempre accanto, e non per non farti sbagliare, ma per insegnarti come imparare a rialzarsi quando si cade. Non dovrai essere perfetta, perché sarai già perfetta con le tue imperfezioni. Io ti proteggerò sempre, amore, con i miei bracci, con le mie attenzioni, come una mamma leonessa. A volte, per proteggerti, dovrò anche essere un pochettino dura per insegnarti a difenderti. Ma tu sei così già intelligente e preziosa da riuscire a stupirmi ogni giorno. Ti sei impegnata molto, amore, nello studio, e in questi ultimi giorni ti sei impegnata con i video, ti sei molto responsabilizzata, sotto tanti punti di vista, anche aiutandomi a casa, per desiderare di ottenere la tua bellissima festa. Ebbene, oggi ce l'hai proprio fatta, te la sei veramente meritata, strameritata. Vivi ogni giorno piena di gioia, felice amore, piena di emozioni. La tua mamma ti ama tantissimissimissimo. Auguri di buon compleanno, amore mio. Martina, mamma dice a papà commuovere, vero? Va bene, comunque, pensiamo alla festa. Ti stai divertendo? Spero proprio di sì, anzi ne sono certo. Amore, te lo dico sempre, ma voglio dirtelo anche oggi, che è il giorno del tuo compleanno. Io sono orgoglioso di te, sei una bambina speciale, splendida. Anche se ogni tanto fai qualche capriccio, e ci sta, sei pur sempre la mia bambina bellissima e stupenda che amo tanto. Tu e tuo fratello siete le persone più importanti della mia vita e mi state regalando tantissime emozioni. Ti auguro di ottenere tutto ciò che vuoi dalla vita, perché sei una bambina intelligente e capace. Quest'anno sono successe tantissime cose, belle e anche meno belle, ma io mi voglio ricordare solo quelle belle in questo momento. Hai imparato ad andare in moto, hai imparato a leggere, hai imparato a scrivere, hai imparato a nuotare anche senza braccioli, quando l'acqua è calma. E non vedo l'ora di assistere a tutte le cose che imparerai da ora in avanti. Amore, adesso goditi la festa e anche gli invitati. Anzi, hanno anche loro qualcosa da dirti. Ti amo Martina. Sono un ragazzo fortunato, perché mi hanno regalato un sogno. Marti, amore mio, tantissimi auguri, buon compleanno. Sei l'amore mio, ti amo tanto tanto. Auguri. Ciao Martina, ora fai il compleanno, fai 7 anni, tanti auguri da tuo nonno Arturo. Tanti auguri Martina dalla nonna Claudia, ti vogliamo un mondo di bene. Adesso compio 7 anni, sei una signorina, ti amiamo tanto tanto tanto. Ciao. Ciao Martina, auguri amore mio. Ciao, auguri. Auguri. Tanti auguri alla mia cucciola Martinissi, ti voglio bene dalla tua zia. Ciao amore Marti, auguri, buon compleanno. Non sono tanto bravo con le parole, però qualcosa la combino. Divertiti, stai a mille oggi, canta, balla, gioca, divertiamoci insieme, speriamo di tornare a fare qualche video insieme, che ci aspettano tante belle cose. Auguri ancora. Ciao Marti, sappiamo che oggi è un giorno speciale per te e noi vogliamo renderlo ancora più speciale augurandoti buon compleanno. Grazie per l'invito. Ciao Marti. Ciao, auguri. Auguri. Martina, è Martina. Martina, è Martina. Tanti auguri. Martina.
Martina, ti devo dire una cosa. Che la mamma Patti mi vuole dire ciao, che... Ciao, ciao Martina, ciao, ciao. E ti provo. Ciao Martina. Oggi è il tuo compleanno. E ti mandiamo tantissimi auguri. Ormai sei diventata grande, eh? Besitos! Da Safi e Moni! Martina, tantissimi auguri che sto comprando! Divertiti che sei diventata grandissima! Un bacione! Di compleanno Martina! Martina, buon compleanno. Ciao Martina, ci vediamo alla tua festa. Non vedo l'ora. Tanti auguri. Dagli un bacio. Salutala. Ciao. Ciao Martina, ti vogliamo tanto bene. Buon compleanno. Auguri Martina. Tantissimi auguri Martina. Ula ula dance, ula ula dance. Ciao Martina, tantissimi auguri per il tuo 7° compleanno. Auguri Martina. Ciao. Ciao Martina, auguri. Ciao Martina, auguri ancora. Ciao ciao. Tanti auguri Martina. Tanti auguri Martina, amore mio. Ti amo da impazzire, amore mio, auguri. Auguri Martina. Ti sei divertita fino adesso? E adesso arriverà il momento più bello, quello dei regali. Ciao. Auguri amore mio, i tuoi bellissimi regali, auguri. Che bello, è il video più pazzesco che abbia mai visto in questo tipo di compleanni, che solitamente sono... Ciao amore mio. Sono molto... Martina, stiamo per aprire i tuoi bellissimi regali. E allora? Martina, sei pronta? Sei emozionata? Iniziamo dal primissimo regalo. Questo qui è da parte di Letizia Forever. Ok? Ragazzi, quindi vorrei... Non strappa la carta! Wow. C'è anche un regalino per Leon. Allora, ti voglio bene da Gabriele per Martina. Ma Gabriele è Gabriele il tuo fidanzato? Sei proprio tu? Ma scusami, aspetta un attimo Gabriele, vuoi venire qua vicino? Per favore, grazie. E allora, possiamo gridare tutti quanti insieme? Siete pronti? Strappa la carta! Strappa la carta! Strappa la carta! Strappa la carta! No, vabbè, io forse sto svenendo. No, vabbè. Non ci sto credendo. Buon compleanno Martina. Ti prego, giralo. Wow! Bellissimi, giralo, giralo. Bravo Gabriele, tu sì che sei. Datevi un abbraccio, vi prego. Che è carino. Wow. Adesso mangeremo la vera torta, perché quella di prima era quella scenografica che aveva realizzato la nostra Anna, ci tengo a dirlo. E adesso Martina spegnerà ulteriormente le candele. Con me. Auguri. Ragazzi, Martina sta per stappare la sua prima bottiglia. Auguri! Auguri Martina! E dalla famiglia Missy è tutto! Iscrivetevi al canale! Auguri! Ula, ula.